Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Mio Podcasting è un contenuto audio a cadenza mensile. Questa è la stagione 3. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Fate riferimento quindi a Mio Radar, Mia Fantascienza e Paleo Contatto. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Mio Podcasting. In questa puntata parleremo del grande tema di Atlas UFO Robot Goldrake. Il tema è talmente ampio e vasto che ho deciso di fare due podcast separati. Nella prima parte, ossia in questo episodio, andremo a parlare rapidamente di Atlas UFO Robot Goldrake come serie televisiva. E poi faremo un breve excursus all'interno di The Fantastic in a Modern Japanese Literature. Mentre nella seconda parte delle puntate, ossia nella puntata successiva, andremo a parlare niente poco di meno che sempre di Atlas UFO Robot Goldrake, ma all'interno della contestualizzazione storica del 1978-1982. Il tema è lungo e quindi andiamo subito a affrontare, diciamo, le tematiche senza perdere troppo tempo. Atlas UFO Robot Goldrake fu la prima serie a puntate di robottoni giapponesi, composta da 74 episodi a cartoni animati prodotti dalla Toei Animation dal 75 al 77. Il progetto era basato sul soggetto di Go Nagai e venne trasmessa in Italia con il nome di Atlas UFO Robot su Rai 2 dal 78 al 1980 con 71 dei 74 episodi. Per dare un'idea del successo avuto all'epoca, basti pensare che il 45 giri prodotto dalla Fonit Cetra con le sighe della prima serie di UFO Robot Shooting Star ottenne addirittura il disco d'oro. In descrizione a questo podcast trovate i due link delle mie bloggate derivate da Mia Fantascienza, dove nella prima trovate, diciamo, una breve sintesi appunto di quella che vi sto raccontando. Nella secondo link invece c'è un excursus sulla fantascienza nella letteratura giapponese. Tornando quindi al tema di Goldrake, il protagonista della serie è il principe Duke Flid, fuggito dopo una disperata resistenza a bordo di un avanzatissimo robot da battaglia, il Goldrake appunto. Il suo pianeta natale Flid era stato attaccato dalle truppe del malvagio Re Vega. Le forze di Vega infatti si proponevano di sottomettere i pianeti invadendoli ed annettendoli al loro impero. Giunto sulla Terra, Duke Flid fu trovato gravemente ferito dal dottor Procton, il direttore dell'Istituto di Ricerche Spaziali, il quale lo accolse e lo nascose sotto le mentite spoglie di Actarus, facendolo passare per il proprio figlio di ritorno da un lungo viaggio. Anche Goldrake, con il suo disco spaziale, fu nascosto all'interno di un enorme hangar sotto l'istituto del dottor Procton. Le forze di Vega poi però attaccheranno la Terra ed Actarus, ai comandi del robottone, sarà costretto, suo malgrado, a lottare per la libertà della Terra. Con il tempo altri personaggi si aggiungeranno al fianco del protagonista, pilotando nuovi mezzi per dare manforte al robottone che, con il trascorrere del tempo, inizierà a soffrire di una pericolosa obsolescenza tecnologica contro i nemici di Vega. Alla fine ci sarà una grande battaglia finale che sarà vinta ovviamente da Actarus e la Terra poi sarà praticamente salva. Actarus tornerà con sua sorella Maria sul suo pianeta di origine. La trama degli episodi è obiettivamente complessa per un pubblico di bambini a cui si rivolgeva il prodotto. Alcuni episodi erano anche, diciamo, puntate spezzate in varie parti. E in ogni caso i disegni e le animazioni erano sempre molto curate, la sigla era molto orecchiabile e fischiettabile. Molti ricorderanno probabilmente la serie di UFO Robot Goldrake in bianco e nero e non a colori.
Purtroppo, con il tempo, tutti i robottoni giapponesi finirono annientati dalla sinistra, ma soprattutto dal comitato dei genitori sul controllo delle trasmissioni TV, che etichettarono una serie di robottoni giapponesi come prodotti violenti e non idonei a bambini. In effetti, molte serie TV giapponesi avevano questo difetto, Jig, Mazinga e altri vari cartoni animati giapponesi. Ma sinceramente, Actarus e Goldrake fu accusato ingiustamente dal comitato dei genitori di essere un eroe guerrafondaio e violento. Questa è una vera falsità, tanto che in ogni puntata emerge sempre l'animo pacifista di Actarus, che è sempre turbato dal dover lottare contro gli invasori di Vega, avendo portato involontariamente la guerra spaziale sul bel pianeta Terra. Andiamo quindi a legare UFO Robot Goldrake con il tema della fantascienza nella cultura giapponese. Il secondo link che trovate nella descrizione di questo podcast vi rinvia ad una mia bloggata dove ho fatto una traduzione di un saggio di fantascienza che è stato diffuso dalla fondazione Nissan, The Fantastic in a Modern Japanese Literature, estratto da The Fantastic in a Modern Japanese Literature di Susan J. Napier. In buona sostanza, che cos'è il perno principale, che cosa ruota intorno, diciamo, nella fantascienza giapponese? Il fantastico nella letteratura giapponese, più che essere una occidentalizzazione della modernità, è invece il recupero di miti, miracoli, armonie sociali, stereotipi che hanno dominato il pensiero giapponese nel tempo. Questi miti partono dal XII secolo con la restaurazione del governo dell'imperatore. La narrativa giapponese, che è sia che sia mimetica o fantasy, ha esplorato a lungo tali tematiche, mostrando i lati positivi e negativi della modernità occidentale in raffronto con gli archetipi nipponici precedenti. Per questa ragione il grande ruolo del fantastico in Giappone è perché è una letteratura di fuga per la società nipponica, per sfuggire ai lati negativi della società moderna. La rappresentazione del reale nella letteratura nipponica è diversa dalla rappresentazione occidentale. Nella letteratura giapponese è importante il Shishosetsu, ossia l'esperienza reale e sincera che niente ha in comune con i costrutti ideologici occidentali del realismo. In Occidente, se il consenso reale sulla realtà implica una realtà verificabile, in Giappone la realtà può anche essere non verificabile, ossia impossibile. Esiste quindi un legame nel fantasy nipponico anche con la satira, oltre al fatto che nel genere fantastico si mescolano una realtà sconosciuta, dove la verità è ambigua ed inconoscibile. Ci sono quindi anche utopie, distopie, romance, il fantasy, tutte etichette di letteratura che nella società giapponese possono essere inglobate dentro la più grande classe del fantastico.